La proiezione del film, I ragazzi della scorta, il ricordo dei poliziotti caduti per mano della mafia ed il concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione saranno i due appuntamenti in programma domani, giovedì 21 marzo a Pescara, nell'ambito della 32esima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Bene, siamo alla vigilia del 21 marzo, giorno del ricordo di tutte le vittime di mafia, e per questo motivo il Premio Borsellino, la società civile, è impegnata nel ricordo vivo attraverso le testimonianze, attraverso i ragazzi e la loro formazione continua e costante, perché è giusto ricordare ma anche impegnarli in un senso civico che deve crescere attraverso questi appuntamenti. Per questo motivo, il 21 marzo, ore 10.30, Teatro Sant'Andrea, avremo una delegazione di più di 400 studenti, in questo caso del liceo scientifico Corradino d'Ascanio di Montesilvano, che avranno la possibilità di vedere appunto questo documentario, appunto dove parliamo dei ragazzi delle scorte, delle vicende del 23 maggio e del 19 luglio e di tutte quelle persone che hanno speso la loro vita per difendere il diritto e la vita stessa dei magistrati. Mentre alle ore 21 all'Auron di Pescara andrà in scena il concerto Piano Solo di Maria Gabriella Castiglione, che dirigerà i giovani pianisti con musica e parole in ricordo delle vittime di mafia. Sarà una giornata particolarmente raffinata perché verranno 10 giovani a fare sia un omaggio musicale dedicato ai bambini che sono purtroppo deceduti per colpa di questa cosa brutta che è la mafia, e più reciteranno alcuni testi che hanno scelto loro. Ed è molto bello questo perché è sinonimo di grande maturità da parte loro, forse più dei grandi. Io invito tutti quanti perché loro mi hanno fatto anche scoprire e riscoprire alcune realtà che io non conoscevo.